questo iconico logo esordì al Marquee Club di Londra il 26 marzo 1971, il mio anno di nascita, ma soprattutto oggi, 53 anni fa. Da quel giorno prese forma l'idea nata nella testa di Jagger, diventare un brand capace di vivere di vita propria sulle t-shirt, indossate anche da persone che non hanno minimamente idea di chi fossero Rolling Stones, e sui prodotti di merchandising di tutto il mondo, andando ben oltre la fama e la bellezza delle canzoni della band. Collegata alla creazione di questa lingua c'è una storia fighissima, interessante, che vi racconto a breve. È utile pensare ad una band come ad un'azienda, gerarchie definite, decisioni studiate a tavolino, vita scandita da impegni di lavoro, numeri, soldi, fornitori, clienti. Insomma, non è solo quello che c'è nell'immaginario collettivo pensando al rock and roll. Il successo dei Rolling Stones è infatti figlio di una solida mentalità imprenditoriale. Il noto giornalista e saggista Rick Cohen, amico di lunga data della band e autore del libro Rolling Stones Rock and Roll Love, e in un articolo scritto per il Wall Street Journal ha definito la band di Mick Jagger e Keith Richards, con i suoi 60 anni di storia, come una delle aziende più dinamiche, solide e redditizie del mondo. La forza impetuosa degli Stones è stata quella di comprendere le fasi di cambiamento del mondo intorno a loro. Nell'arco della loro carriera sono stati infatti nell'ordine una cover band, una pop band degli anni 60, una band di acid rock pochi anni dopo, una band di musica leggera negli anni 70, quasi parte della new wave negli anni 80, ed infine un gruppo di musicisti affermati e con una visione ben chiara da continuare a proporre, figlia di diversi stati di evoluzione attraversati. Sono diversi gli asset importanti per un'azienda che aspiri alla leadership, così come per una rock band che aspiri al successo planetario, e tra questi ci sono il nome e il logo. Su questi due elementi abbiamo due storie molto interessanti targate ai Rolling Stones. Partiamo dal nome. L'inizio degli anni 60 vide consolidarsi l'abitudine dei giovani londinesi di passare i propri giovedì sera al Marquee Club per ascoltare la musica di una band che si chiamava Alexis Corners Blues Incorporated. Anche la BBC si accorse del talento di questa formazione, decidendo di ospitarla in una trasmissione radiofonica del 12 luglio 1962. Ma la band quel giorno non avrebbe potuto suonare al Marquee e quindi partecipare alla trasmissione radiofonica della BBC. Alexis Corner, leader della band e uomo conscio dell'ambiente in cui si muoveva, sapeva che, vista l'incredibile concorrenza di quel momento storico, saltare una data senza trovare una soluzione avrebbe potuto significare perdere il contratto con il club londinese. Per questo motivo si fece sostituire da un gruppo di giovani musicisti che all'epoca si facevano chiamare Little Boy Blue and the Blue Boys. Il musicista della band, tale Brian Jones, chiamò la redazione del giornale musicale inglese Jazz News per segnalare la loro serata al Marquee Club. «Come vi chiamate?» chiese il giornalista. La leggenda narra che, preso dalla paura, Brian si guardò intorno e, vedendo un disco di Muddy Waters, la cui prima canzone si intitola Rolling Stone, rispose: «Ci chiamiamo Rolling Stones». Una storia simile a quella della Steve Roger Band, il gruppo che ha accompagnato Vasco Rossi per anni. Il nome è Steve Roger, lo inventò il mio amico Guido Elmi, e riposa in pace Guido, come proprio pseudonimo. Quando iniziò a occuparsi degli affari di Vasco, iniziò a rispondere al telefono presentandosi come Steve Roger. Tornando agli Stones, l'idea improvvisa e geniale di Brian Jones venne rifinita da Andrew Oldham, il primo manager della band, che insistette perché venisse aggiunta la G a Rolling, dicendo: «Come potete pretendere che la gente vi prenda sul serio quando non volete nemmeno fare la fatica di pronunciare il vostro nome per intero?» Da decenni Rolling Stones è un brand planetario. Questa storia ci racconta come spesso il decollo è fortuito, così come la creazione di una leggenda. Se gli Alexis Corners Blues Incorporated non avessero dato buca alla BBC, chissà quando il mondo si sarebbe accorto dei Rolling Stones. E se Brian Jones non si fosse guardato intorno durante quella telefonata, magari il nome sarebbe rimasto Little Boy Blue and the Blue Boys, meno fico di Rolling Stones.
Per la creazione del logo il processo di realizzazione fu più studiato. Tanto per iniziare, il logo non ha nulla a che fare con le dimensioni fuori standard della bocca di Mick Jagger, che è veramente gigantesca. Gli Stones decisero di creare un poster per il tour europeo del 1970. Mick Jagger, con l'assenso della band e del management, decise di conferire l'incarico a John Pasch, all'epoca 25enne studente all'ultimo anno del Royal College of Art, spiegandogli le proprie intenzioni. Il primo risultato non convinse, ma Jagger, già all'epoca molto lungimirante, invece di liquidare il giovane artista, decise di spronarlo a fare meglio, fornendogli altre informazioni. Gli spiegò che l'obiettivo era la creazione di un logo semplice e d'impatto che potesse funzionare da solo. E gli mostrò un'illustrazione della divinità indù Kali, presa in prestito da un negozio vicino a casa sua. Pasch rimase colpito dalla bocca aperta e dalla lingua della divinità e, staccandosi dal mood orientale scelto da Mick Jagger, creò il celeberrimo Tongue and Lips. Pasch voleva rappresentare uno sberleffo giovanile. Il lavoro fu pagato al giovane designer soltanto 50 sterline, a cui se ne aggiunsero altre 26.000 nel 1984 per i diritti di sfruttamento. Pensa che nel 2008 il solo bozzetto originale fu venduto al Victoria and Albert Museum di Londra per la cifra di 50.000 sterline. Al logo mise mano anche Craig Brown, direttore creativo del Sound Packaging Corporation, che al tempo si stava occupando della cover del disco Sticky Finger, famosissimo album dei Rolling, che intervenne su una versione non ancora finita del disegno fatto da Pasch. Idea chiara, brief preciso, fiducia su un giovane artista il quale frequentava una scuola, quindi studiava, raffinamento del brief dopo la prima bocciatura, ispirazione e adattamento da qualcosa di esterno dal proprio settore. Tutti elementi che dimostrano come alcune decisioni strategiche meritano la dovuta attenzione. Quante storie meravigliose si possono imparare da queste grandi aziende che noi chiamiamo rock band. It's only rock and roll, but I like it. Se ti piacciono questi argomenti, metti mi piace, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato e iscriviti alla newsletter. Il link lo trovi nella descrizione di questo video. Be a rockstar.